Ciao a tutti e benvenuti in questo video col mio meraviglioso cerchietto per augurarvi buona fine e buon inizio. Sto girando questo video il 31 dicembre 2020 e spero di mandarlo in onda entro stasera, non so quando lo vedrete. Volevo fare quest'anno un video che non faccio mai, che è il video bilancio dell'anno. Non lo faccio mai perché di solito, tipo negli ultimi 10 anni, sono stati anni abbastanza tranquilli. Ha iniziato a movimentarsi un po' dal 2017 in poi, ma niente di particolare. Quest'anno è stato sicuramente un anno particolare per tutti, per tutto il mondo, proprio a livello globale, ma è stato un anno particolare anche per me, pieno di alti e bassi, oserei dire quasi più bassi che alti come quantità, ma gli altri sono stati molto alti, quindi partiamo un po', facciamo una breve cronistoria di come è andato quest'anno. Allora, quest'anno è iniziato veramente male, malissimo, perché venivo da una fine di anno pessima. Praticamente l'anno scorso a Natale mio zio è stato rioperato per una recidiva di cancro allo stomaco, e è stato proprio operato i giorni di Natale, che non ha potuto passare con noi perché era in ospedale. È venuto a casa forse Santo Stefano, e quindi già si partiva male. Tra l'altro, appunto, all'inizio di quest'anno, oltre alla convalescenza dall'operazione che è stata fatta a dicembre, chiaramente ha scoperto che avrebbe dovuto iniziare a fare la chemio, ma non la chemio quella con le pastiglie che aveva fatto in precedenza, ma proprio la chemio quella endovena. Quindi, insomma, notizie non proprio meravigliose. In tutto ciò, il compagno dell'altra mia zia è morto a febbraio, fine gennaio, inizio febbraio. Dopo mesi, da luglio dell'anno scorso praticamente, che ha avuto due traumi cranici, sì, ravvicinati, quindi ematoma subdurale, danni frontali, quindi delirava, eccetera. Era anche molto anziano, però, insomma, in poco tempo si è nato anche lui, tra l'altro in un modo non proprio meraviglioso, ecco, perché non era più lucido verso la fine. Quindi partiamo già con questo carico pesante. Arriviamo a febbraio. A febbraio, fine febbraio, metà febbraio, inizia a girare questa cosa del Covid in Cina. C'è il Covid, c'è il Covid. Io lavoro come segretaria in un ambulatorio medico, non mi ricordo se l'ho mai detto, forse sì. Quindi io sono proprio dentro allo studio medico, dove il medico visita, dove il medico fa le cose, sono proprio seduta di fianco lui tutto il tempo, quindi sono esposta quanto lui, se non forse di più, a tutto quanto. Quindi, insomma, inizia a girare questa voce, iniziamo a preoccuparci, chiaramente, finché non arriva la notizia del primo caso in Italia. Se non erro, forse era il 21, 24 febbraio, e il dottore mi guarda e mi fa: "La vuoi una mascherina?" "Dottore, secondo lei è il caso di metterla?" Ormai è qui, ormai è qui. E quindi io dal 24 febbraio ho iniziato a portare la mascherina al lavoro, cosa che prima non avevo mai fatto neanche nel periodo influenzale. Lui invece sì, perché soffrendo di asma porta quasi sempre la mascherina. Quindi io ho iniziato prestissimo con la mascherina almeno al lavoro, ma solo al lavoro, fuori ancora non si portava. E io penso che sia stato quello il momento in cui io sono stata contagiata. Praticamente la famosa domenica pre lockdown, credo, quel famoso weekend in cui era sparito tutto gli scaffali, io ero a fare la spesa. Prima, perché dovevo fare la spesa settimanale; secondo, cercavo disperatamente prodotti igienizzanti, perché purtroppo, nonostante il mio medico, il mio capo sia un medico di base, quindi un medico della mutua, lo Stato non passa nulla: i guanti, le mascherine, i prodotti igienizzanti, niente. Non c'era arrivato niente. Ci sono arrivati poi, ma molto tardi, ci sono arrivati a maggio, il primo carico di mascherine, guanti, camici e un gel igienizzante. Ce ne hanno portati più i rappresentanti quando ho potuto tornare in studio, per dire che non,
Lo Stato perché chiaramente e giustamente davano precedenza agli ospedali, però noi siamo sempre stati in prima linea, quindi onestamente non so se sono stata contagiata durante quel weekend folle dove c'era veramente il delirio di gente al supermercato, quella famosa domenica in cui era sparita tutta la pasta tranne le farfalle e le penne lisce. Non lo so, però coi tempi ci staremmo. Io inizio marzo ho avuto un abbassamento di voce e non riuscivo più a parlare. Il dottore mi ha detto: vabbè, prenditi l'antibiotico, sarà una laringite. Ho detto: ma dottore, cioè, non ho niente, cioè soltanto la voce. No, prenditi l'antibiotico perché non si sa mai che poi dopo si abbassa, dalla trachea passa ai polmoni e ti viene una bronchite, no? E quindi mi sono fatta 15 giorni di antibiotico, ma poi stavo bene. Questo fino al 19 marzo. Quando io sono tornata a casa dal lavoro e stavo malissimo, avevo mal di schiena, non capivo perché avevo così tanto mal di schiena, non avevo fatto niente per avere questo forte mal di schiena, soprattutto le spalle. E ho detto: no, torno a casa, mi prendo qualcosa, mi sono preso un Brufen, ho mangiato e mi sono sdraiata a letto. A mezzanotte ho iniziato ad avere i brividi di freddo, ho provato la febbre, avevo 38 di febbre. Il mattino dopo ho chiamato il dottore e ho detto: guardi, io non posso venire oggi al lavoro perché ho la febbre, cosa devo fare? E quindi mi ha ridato l'antibiotico che avevo fatto tra l'altro 15 giorni prima, antibiotico che io se fosse stato un altro anno non avrei preso perché mi conosco, so che quella laringite normalmente non mi avrebbe creato problemi, però siccome c'era il Covid ho deciso di prenderlo. Ho ricominciato quell'antibiotico, non passava niente e da lì sono andata peggiorando finché appunto non ho sviluppato tutti i sintomi del Covid, ma vi farò un altro video se volete su questa cosa, anzi lo farò lo stesso perché mi va di parlarne, ma non voglio riempire troppo questo video, quindi sono stata male 15 giorni, per fortuna non sono finita all'ospedale, sono riuscita a curarmi da casa, non ho mai avuto un tampone per sapere se effettivamente è stato Covid o meno, perché all'epoca i tamponi si facevano soltanto a chi veniva ospedalizzato e non ho mai fatto quindi un sierologico di controllo perché altrimenti avrei dovuto fare il tampone e significava stare a casa ancora di più perché sono stata a casa praticamente in totale un mese, forse di più, perché sono rientrata il 4 maggio quando è finita il lockdown generale e io sono rientrata perché comunque doveva passare almeno un mese dalla fine dei sintomi, secondo la pneumologa con cui il mio medico era in contatto, quindi insomma mi sono fatta il mio bel Covid, mi sono fatta, sono stata veramente veramente male, ma male. Più di una volta ho pensato adesso vado in ospedale, poi mi dicevo cosa ci vado a fare, che tanto starei male, mai più sarei pure isolata dal mondo e quindi me ne sono rimasta a casa, ma stavo davvero tanto male. E poi è arrivato maggio. C'è stata questa grande riapertura, il virus era praticamente scomparso, così ne erano tutti convinti, quindi diciamo quei mesi sono stati un pochettino più tranquilli e io ho ricominciato a cercare casa, cosa che facevo da tipo 2 o 3 anni. Abbiamo visto una casa. Ci è piaciuta, abbiamo iniziato con le procedure per vedere insomma se saremmo riusciti ad avere questa casa, abbiamo fatto la proposta, abbiamo aspettato, la proposta è stata accettata, abbiamo aspettato, abbiamo chiesto il mutuo, abbiamo aspettato e quindi insomma un iter lunghissimo già di per sé che è stato allungato ancora di più dal Covid perché a luglio quando tutti erano in giro a fare la qualunque, il comune comunque ti chiedeva l'appuntamento, te lo dava dopo 15 giorni, tutto distanziato, tutto lento, quindi è andata così. Arriviamo a settembre, cioè il lavoro è aumentato a dismisura, non abbiamo avuto quest'anno un momento di calma, nel senso che da maggio in poi di solito la situazione si tranquillizza al lavoro, no? Ci sono giusto le urgenze, le ricette, ma
ma niente di che, perché fondamentalmente non c'è l'influenza, non ci sono i malanni stagionali, vanno tutti in ferie, quest'anno no, quest'anno hanno recuperato tutto quello che non si è potuto fare durante il lockdown, sia di visite e di tutto, quindi il lavoro è stato veramente pesante e quest'anno ho atteso le ferie come non mai, ho fatto una settimana perché ero veramente esaurita, non ce la facevo più, fatta ad agosto, e quindi insomma il lavoro è aumentato. E grazie a questa cosa, appunto, al fatto che il lavoro è aumentato così tanto e che ATS ha deciso di stanziare dei fondi per i medici che non avevano personale di studio o che avevano personale di studio, come la sottoscritta, ma avevano bisogno di ampliare l'orario lavorativo, quindi ho avuto un aumento di orario lavorativo, quindi sono passata da un part-time di 4 ore. Anche se in realtà in questo periodo ho lavorato sempre anche al mattino, a un part-time di 6 ore, quindi insomma sono stata, queste 6 ore sono state regolarizzate, non erano più straordinari, e quindi insomma c'è stata questa buona notizia. L'altra buona notizia è arrivata a dicembre, quando finalmente ci hanno accettato tutto, ci hanno accettato il mutuo, siamo riusciti a fare tutto e quindi il 4 dicembre ho fatto il rogito della casa nuova. Quindi sì, niente. Ora c'è ancora da aspettare, non è finita, nel senso che questa casa ovviamente va ristrutturata, quindi ora stiamo aspettando di vedere con tutti questi bonus che sono usciti quest'anno. 110 e tutte le altre cose, se riusciamo a rientrare in questi bonus, come fare, come muoverci per le strutturazioni, perché praticamente alla fine è stata fatta il 4 dicembre, poi il tempo che ti muovi un attimo, dicembre è stato un mese, stanno già iniziando a fare i botti, mancano boh, tipo più di 4 ore a Capodanno, ma vabbè. Dicembre, insomma, un mese movimentato, poi appunto lockdown, non lockdown, area gialla, zona gialla, arancione, rossa, non c'è tanto margine e quindi ormai se ne parlerà con l'anno nuovo di tutta questa cosa della ristrutturazione, però almeno la casa c'è. E quindi, insomma, quest'anno questi alti e bassi, al lavoro è stato veramente devastante, comunque, quindi non sto qui a elencarvi tutte tutte le cose negative che sono successe al lavoro. La campagna vaccinale quest'anno è stata infinita, non abbiamo ancora finito di fare i vaccini, di solito iniziamo i primi di novembre e a metà novembre li abbiamo finiti, quest'anno abbiamo iniziato a metà ottobre e siamo a fine dicembre, non li abbiamo ancora finiti, ci mancano delle dosi, non ci arrivano, insomma. Lasciamo perdere, non entriamo nel dettaglio di queste polemiche, però è stato molto pesante. Molto pesante anche a livello emotivo. La seconda ondata è stata tragica. Abbiamo avuto tantissimi casi, abbiamo avuto tantissimo da fare. Abbiamo avuto purtroppo anche dei decessi. E, insomma, è pesante, quindi un po' di sindrome da burnout. C'è stata, però insomma adesso con le feste, dove tra l'altro non ho fatto ferie, io gli unici giorni che sono stata a casa e che starò a casa sono il 25 dicembre, il 1 gennaio, il 6 gennaio e il resto sono soltanto i weekend, quindi non farò ferie, perché sì, perché non possiamo permettercelo, tra virgolette, nel senso che c'è troppo da fare, c'è troppo bisogno, quindi così, però insomma c'è un attimino più di tranquillità. Quindi niente, tutto ciò per dirvi sostanzialmente che ho comprato una casa nuova, che il 2020, nonostante sia stato un anno orribile a livello globale per tutti, per me compresa, che appunto ho fatto il Covid, ho perso, ah non ve l'ho detto, sì, ho perso metà dei capelli che avevo in testa a causa Covid, ma stanno ricrescendo. Fortunatamente non ho chiazze di alopecia evidenti, semplicemente si sono dilatati, però ne ho persi veramente tanti, tantissimi, a giugno. 3 mesi dopo, infatti all'inizio un lavoro collegato, ho fatto degli esami del sangue, ero
ero veramente devastata psicologicamente perché non capivo cosa mi stesse succedendo e perché perdessi manciate e manciate di capelli. E ho perso manciate e manciate di capelli ogni giorno per più di un mese. E quindi ero disperata, però dopo ho sentito una nostra paziente che ha avuto lo stesso identico problema ed è stata male quando sono stata male io e abbiamo avuto lo stesso problema nello stesso momento. Quindi poi ho fatto ricerche, ho sentito che tantissime altre persone, tra cui Alissa Milano, la famosa attrice di streghe, ha avuto lo stesso identico problema. È uno dei tanti effetti collaterali del Covid, quindi ho avuto anche questo a rovinarmi le ferie, tra virgolette, il periodo tranquillo dell'anno. C'è stato anche questo che per me è stato un po' provante. E quindi insomma, niente, un anno così, un anno un po' brutto, come lo è stato per tutti, però, cioè, paradossalmente per me è uno degli anni migliori della mia vita. Ho avuto appunto un aumento di orario lavorativo e sono riuscita a comprare casa, quindi meglio di così, insomma, cos'altro potrei desiderare? Ecco, il fatto che queste cose coincidano mi ha un po' non destabilizzata, però insomma, quando c'è così tanta sofferenza, quando ci sono così tante cose brutte, quando ti accade una cosa bella, fai quasi fatica ad essere contenta per questa cosa bella, no? Ti sembra dire, cioè sì, ok, io sono al settimo cielo perché finalmente ho comprato una casa e la gente attorno a me muore. Ecco, magari forse non dovrei godermela così tanto. Invece no, io ho il diritto di godermela perché comunque è una cosa bella che mi è accaduta, quindi è così. Però insomma, diciamo che poteva capitare un anno migliore, ma evidentemente il fato ha scelto quest'anno per darmi colpi tremendi da un lato e colpi, insomma, doni così grandi dall'altro. Quindi niente, io ho già fatto un video dove vi mostro la casa nuova, però non so, non sono convinta, devo riguardarlo. Comunque prossimamente arriverà un video su questa casa nuova, arriverà il video sul Covid. Così se vi interessa sapere come sono stata e tutto l'iter, tutta la storiografia di questa malattia per me, com'è stata. E niente, ho un po' di video in arretrato da fare, ovviamente capirete dal riassunto di quest'anno perché sono stata così tanto assente, soprattutto dopo l'estate, perché appunto è stato un periodo devastante al lavoro, quindi veramente non avevo tempo ed ero troppo stanca per mettermi a fare qualsiasi tipo di video, ma anche soltanto caricarli, pensarci, starci dietro, capire quando e come. In più appunto il tempo libero lo dedicavo a preparare la documentazione per la casa, vari appuntamenti in comune, in banca, all'agenzia, eccetera. Quindi insomma, ero presa, capirete perché, e quindi insomma sono un po' assente per quello. Ho dei video da fare. Uno sul libro da colorare molto particolare, due video, un video su due mazzi di tarocchi, anche lì uno molto particolare in edizione limitata, mille video assaggi di non so quante cose, non so quanti video assaggi ho fatto quest'estate che poi non ho più pubblicato perché mi sono persa via, e quindi ci saranno anche dei video assaggi di prodotti estivi da condividere. Video assaggi che devo ancora fare, tipo di gelati che sono lì prezzi da quest'estate che poi non ho più fatto. Non so, un sacco di roba, un sacco. E quindi niente, questo voleva essere un video breve, ma non so neanche quanto ho parlato, penso tantissimo. Ve lo carico stasera, così appunto avrete questo video di passaggio, questo video di una sorta di bilancio di quest'anno, insomma, volevo raccontarvi un po' dei fattacci miei. E non vi ho neanche raccontato tutto, però ho già parlato troppo, quindi niente. Vi saluto, vi auguro una buona fine d'anno e un anno migliore, perché bisogna sempre puntare al meglio. E spero che in mezzo a tutto questo
questa desolazione, questa miseria di quest'anno, siete riusciti anche voi ad avere delle piccole gioie, se non grandi gioie, come per fortuna è successo a me, di cui non mi posso proprio lamentare. Quindi niente, grazie a tutti voi per aver visto questo video e per seguirmi sempre. Un bacio, alla prossima, buon anno!